Video recensione dedicata a Royal Revolt, il titolo è di Flare Games. In questo gioco vestiremo i panni di un giovane principe che il padre ha spedito ad imparare l'arte magica. Quando ritornerà, e sono passati 2 anni, si accorgerà che la terra del padre è completamente cambiata. Questo perché? Perché il papà è morto e gli zii si sono spartiti il regno. Quindi dovremo, insieme al nostro esercito, tornare in possesso dei nostri possedimenti, quindi dei nostri castelli e delle nostre terre. Vediamo subito il menu principale. Abbiamo la mappa che ci fa vedere tutte le varie missioni e le terre che dovremo andare a riconquistare. Poi abbiamo la voce truppe, dove troveremo il nostro esercito. Come vedete, io già l'avevo abbastanza potenziato. Stesso discorso per le magie, queste ci aiuteranno sia per recuperare salute ma anche per attaccare nel miglior modo i nostri avversari. In alto decideremo quali tipo di magia utilizzare in battaglia. E poi abbiamo la voce con il nostro eroe, ci fa vedere a che livello è arrivato e i vari bonus che possiamo attivare. Ma vediamo subito qualche livello, così vediamo insieme il funzionamento del gioco. Sarà molto semplice, in quanto grazie ai comandi touch dirigeremo le nostre truppe. Quindi in ogni livello dovremo andare ad attaccare il castello avversario. In basso si caricherà una barra, in base al completamento potremo preparare il nostro esercito. Come vedete, adesso solamente questo tipo di soldato possiamo preparare. Con il tasto in alto a sinistra attireremo verso di noi tutto il nostro esercito. Sarà molto comodo quando dovremo ad esempio fargli recuperare salute, quindi con la magia salute dovremo quindi ridare energie alle nostre truppe. Vediamone uno più avanti, così vi faccio vedere gli altri soldati e gli altri poteri a nostra disposizione. Durante le varie missioni incontreremo molte insidie, come ad esempio le truppe, questi spuntoni che vengono dal basso, spuntano dal basso. Allora, preparo un soldato, un arciere, un mago ed un cannone. Poi preparo qualcun altro. In basso troviamo appunto il potere che io ho messo, quello della salute, e anche quello per fare l'attacco con le lame rotanti. Vedete, in questo livello abbiamo le torri che impediranno il nostro cammino perché ci attaccheranno, quindi sarà sempre meglio distruggerle. Un altro ostacolo, il legno sul nostro tracciato. Ora vi sembrerà molto semplice, ma perché sono ancora i primi livelli e il mio esercito è molto potenziato. Man mano posso creare tanti altri soldati. Posso assicurare che con il passare dei livelli sarà sempre più difficile, perché aumenteranno anche di difficoltà i nostri avversari, saranno sempre più forti e inoltre ci saranno sempre più insidie durante il cammino. Sconfiggiamo questo arciere e andiamo a sconfiggere gli ultimi soldati per attaccare il castello e vincere anche questo livello. Perfetto. Quindi in conclusione è un titolo che sicuramente a chi ama il genere è molto consigliato, ma sicuramente vi consiglio di provarlo perché è veramente ben fatto, molto simpatico, a me sta piacendo molto, quindi provatelo. Alla prossima!